La mafia è un'organizzazione criminale che vive principalmente di estorsioni e commerci illeciti. La caratteristica principale della mafia è quella di insinuarsi nella vita sociale ed economica di un paese, arrivando a stringere alleanze con la politica e con i funzionari dello Stato. La parola mafia è da sempre utilizzata per indicare Cosa Nostra, una storica forma di criminalità organizzata originaria della Sicilia. Tuttavia oggi si parla più correttamente di mafie, per sottolineare la complessità e la diffusione del fenomeno, includendo altre organizzazioni criminali, di ispirazione mafiosa, come Sacra Corona Unita in Puglia, 'Ndrangheta in Calabria e Camorra in Campania. La mafia uccide. La mafia uccide, il silenzio pure. Paolo Borsellino diceva: parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene. Il vero problema per cui la mafia si estende sempre più è il silenzio e l'indifferenza. La mafia è... mafia è quando accettiamo le ingiustizie. Mafia è quando non lottiamo per il cambiamento. Mafia è tutte le volte che chiudiamo gli occhi e tappiamo le orecchie quando ci conviene. Mafia è quando siamo indifferenti di fronte alla sofferenza. Mafia è ogni lacrima fatta versare a causa di un soprusso. Mafia è quando un uomo decide la vita e la morte di un suo fratello. Mandia, un uomo giusto e semplice, un giorno era nel posto giusto e al momento giusto. Era seduto ad un tavolino del bar, dopo una giornata di lavoro, a godersi un aperitivo tra amici. E fu quel momento che la mafia decise sulla vita del 62enne foggiano. Fu quel giorno che la stessa mafia spense non solo la vita di Matteo, ma anche il cuore dei suoi cari. Nessuna vittima innocente muore invano finché la memoria ci commuove e ci fa muovere. Le idee di giustizia, di legalità e di libertà continueranno a camminare sulle gambe di centinaia, migliaia di persone che terranno sempre accesa la fiaccola della speranza di mondo migliore. Un giorno capirò cosa si prova a non avere più paura di difendere i propri diritti, dove i diritti non sono più scambiati con favori. Un giorno capirò il nostro tempo. Il valore della libertà in cui l'uomo ritrovi se stesso, in piena dignità. Un giorno capirò cosa si prova a vivere in un paese dove il malaffare non ha più potere sugli uomini che guardano al futuro con speranza. Un giorno capirò che le vittime innocenti di mafia non saranno morte invano. Un giorno capirò cosa si prova ad essere uomini liberi. Noi vediamo! Noi sentiamo! Noi parliamo! Contro la mafia sempre!